come una grande famiglia che si incontra e dialoga. In fondo, come ho avuto modo di affermare in altre occasioni, ritengo che si tratti di una forma di colonizzazione ideologica che non lascia spazio alla libertà di espressione e che oggi assume sempre più la forma di quella cancel culture che invade tanti ambiti e istituzioni pubbliche. In nome della protezione delle diversità si finisce per cancellare il senso di ogni identità, con il rischio di far tacere le posizioni che difendono un'idea rispettuosa ed equilibrata delle varie sensibilità. Si va elaborando un pensiero unico, pericoloso, costretto a rinnegare la storia, o peggio ancora a riscriverla in base a categorie contemporanee, mentre ogni situazione storica va interpretando secondo l'ermeneutica dell'epoca, non l'ermeneutica di oggi.